già è stato battezzato il modello Capri, in era Covid l'isola più amata dai VIP internazionali impone le regole più restrittive della Campania, unico comune con l'obbligo della mascherina anche all'aperto nelle zone più affollate. L'ordinanza delle mascherine dalle 18 alle 4 del mattino successivo è legata al problema che in realtà l'isola deve essere protetta. È un ragionamento dettato assolutamente al fatto che è difficile controllare gli assembramenti. È un gesto d'affetto che noi stiamo richiedendo a tutti i nostri ospiti affinché quest'isola possa svolgere tranquillamente la sua estate tranquilla. L'isola è stata in lockdown fino ad un mese fa. Per la prima volta la storica piazzetta deserta, bar, ristoranti e alberghi chiusi. La ripartenza, seppur in ritardo, è iniziata anche qui, ma con presenze ridotte al minimo. È un po' slow, non c'è la nostra clientela abitudinaria, cioè gli americani ci mancano da morire, moltissimo, tutti i nostri stranieri. Gli albergatori, dopo molte esitazioni, hanno riaperto, anche se non proprio tutti. Per Capri è una cosa inusuale, però ci dobbiamo adeguare e rispettare le regole. Chi non indossa la mascherina in piazzetta e nelle strade del centro rischia una multa di 400 euro. Ma cosa ne pensano i turisti? L'estate è veramente diversa, da una parte è bella perché non c'è quella folla sconvolgente di ogni anno. La mascherina, che devo dire, sarebbe utile tenerla, però non un momento sì, un momento no, come fanno i giovani che non la mettono quasi mai. Che vi devo dire, Capri è l'isola più bella del mondo, lo dirò sempre, però in questo momento è in pericolo come tutti i posti del mondo, perché non sappiamo chi viene, se veramente sta bene o ci porta qualche regalino. L'economia purtroppo è un dramma e bisogna combattere, sarà un anno molto molto tosto, gli albergatori stanno facendo degli enormi sacrifici e speriamo che tutto si risolva più presto, è un anno che passerà così, cioè speriamo solo di coprire i costi per poi augurarci per un 2021 migliore.